dire che sono state fatte delle considerazioni riguardo al peccato, che abita in noi. E sempre appunto ricordo, e ad esempio questa mattina, ascoltate la parola del Signore sempre nella cornice del prendere il Vangelo sul serio, come da tempo si sta dedicando. E dopo le ultime predicazioni dei fratelli di Liberato, di Daniele, di Tonino, di Augusto, di domenica scorsa, vogliamo anche stamattina considerare qualcosa, una realtà del cuore umano dalla parola del Signore. E leggeremo questo testo scritto in Romani al capitolo 7 dal versetto 14, dove l'Apostolo Paolo così si esprime. Ecco questa realtà del peccato che vive nell'uomo. Così si esprime l'Apostolo Paolo in questo capitolo 7 dal verso 14. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io, dice Paolo, sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che io faccio, io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se io faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo io dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, un'altra legge, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi liberterà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E leggiamo il verso 2 del capitolo dopo, verso 8, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Fermiamoci qui con la lettura della parola. Queste parole, cari fratelli e sorelle, esprimono una verità, una realtà che credo tutti quanti noi nella nostra vita di credenti, nella sincerità del nostro cuore e onestamente davanti a Dio e nella schiettezza della nostra fede abbiamo sperimentato e sperimentiamo tuttora nel nostro cammino cristiano. Se appunto noi desideriamo e siamo veramente sinceri e amanti della verità, amanti di ogni verità, dobbiamo riconoscere veramente che noi viviamo questa realtà in noi, questa realtà che da un lato è una realtà certamente amata, è una realtà scoraggiante, è una realtà sconsolante direi, per altri aspetti che poi verranno considerati, io volendo magari prossimamente in un'altra versione, in un'altra predicazione. È una realtà che poi sarà gloriosa, una realtà gloriosa, perché parlerà della liberazione del male che è in noi mediante l'opera dello spirito della vita, come abbiamo letto in 8.2, da parte del Signore. Quindi noi ci identifichiamo appunto
queste parole, nelle parole che l'Apostolo Paolo ha espresso in questo capitolo, 2000 anni fa. Abbiamo mai pensato anche per poco, anche per un attimo, che pur non volendo e pur non desiderando di fare un qualcosa di cattivo, una cosa cattiva, o dare sfogo a una tendenza peccaminosa, che sia peccaminosa, abbiamo mai pensato che non riusciamo a gradirla, ad abbandonarla, pur con tutte le nostre forze e con tutta la nostra buona volontà? Quante volte abbiamo sperimentato questo desiderio di fare il bene e non ci siamo riusciti? Allora anche noi, come l'Apostolo Paolo, ne deduciamo che ne siamo schiavi di quel qualcosa che noi non riusciamo a lasciare, non riusciamo ad evitare, non riusciamo ad abbandonare. Proprio come affermò l'Apostolo, il quale sosteneva questa realtà di essere addirittura schiavo del peccato vero, schiavo di questa legge del peccato che la natura umana ha ereditato alla nascita e che agiva nelle sue membra. E mi piace ricordare una definizione che Calvino faceva intorno alla peccaminosità del cuore umano. Lui parlava e ragionava dicendo che nell'uomo c'era una totale depravazione nel cuore dell'uomo. Aveva un qualcosa che non si poteva redimere da sé. Il cuore umano è completamente e totalmente malato. Calvino diceva depravato, appunto. E Gesù stesso illustra questa realtà nel Vangelo di Matteo, capitolo 15, dal verso 10 al 20, quando, ricordiamo, parlava con i farisei e ragionava intorno al cuore umano, dicendo che è dal cuore che esce il peccato, che procede tutto ciò che lo contamina, il cuore. Non era ciò che l'uomo mangiava e poi veniva espulso in un certo modo, che l'uomo veniva contaminato, ma era tutto ciò che stava nel cuore, che l'uomo produceva, era la natura interiore che l'uomo aveva ereditato che lo contaminava. Gesù fa una bella illustrazione in questo capitolo di Matteo. E Paolo aggiunse, ahimè, alla triste conclusione che nella sua carne non abitava alcun bene, nessun bene, e che il peccato abitava in lui e lo costringeva a fare ciò che non voleva. Lui si sentiva costretto, infatti al versetto 17 dice: quindi non sono più io. Cioè aveva perso questa libertà di scelta, di essere una persona dignitosa. Non sono più io ad agire. Quale libertà aveva dicendo queste parole? Ma è il peccato che abita in me. E ho pensato che sembra da queste parole che il peccato abbia un così forte potere e impatto sulla natura umana da quasi da sovrapporsi e da sostituire, direi, la libera volontà dell'uomo e il libero arbitrio e il libero proposito dell'uomo, il libero proposito dell'animo umano. Che realtà veramente mortificante per una persona e per un credente. Che schiavitù, direi, inaccettabile per la dignità della persona. Questo dire non sono più io ad agire, ma è qualcos'altro che prende il mio posto e mi fa fare ciò che non voglio. Sembra che l'uomo non abbia alcuna, anzi, non sembra, è così, l'uomo non ha alcuna capacità di porvi rimedio a questa natura depravata, come diceva Calvino. Questo peccato abita,
cioè di nulla, cioè sta lì, sta nel nostro cuore, dove sembra a volte trovarsi a suo agio anche. Infatti, dice al versetto 28 Paolo, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. E fa un'analisi introspettiva l'apostolo Paolo, veramente obiettiva, veramente lucida, veramente onesta, veramente dignitosa. Al verso 19 dice, il bene che io voglio, che io desidero fare, il bene, moralmente, spiritualmente e mentalmente, egli, come noi del resto, desiderava fare il bene, desiderava, lo desiderava con tutto il cuore, ma non aveva la forza di farlo, riconoscendo appunto che c'era qualcosa che lo impediva, ed era la potenza, la capacità del peccato che dimorava nella sua natura umana e carnale. E al verso 21 dice, dopo questa analisi, io scopro, io vedo, io scopro in me dunque questa legge, cioè scoprire questa duplice legge nel suo cuore, quella spirituale e quella carnale. Al versetto 22 dice, infatti io mi diletto da un lato. Egli si dilettava nella legge spirituale secondo Dio, ma vedeva in lui quest'altra legge, un'altra legge, una legge nemica, una legge che faceva guerra alla prima legge, e spesso direi probabilmente vincendo. Questa legge era dura, direi probabilmente spesso vinceva anche nell'apostolo, che era sempre un uomo soggetto alle passioni umane, sempre un peccatore salvato per grazia, anche se chiamato dalla grazia del Signore al suo servizio. E abbiamo visto ciò che ha fatto per il Signore, un grande apostolo di Dio. E adesso mentre dice, appunto, vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia mente e mi rende schiavo. Mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Ciò lo fece giungere a questa triste conclusione. Essendosi schiavo appunto del peccato, esclamò, me miserabile uomo, me infelice, è strano sentire l'apostolo Paolo esprimere queste parole, un grande uomo di Dio dire, ammettere queste realtà e sentire queste parole così sconsolanti, appunto che disse, chi mi libererà a questo punto? Chi mi libererà da questo corpo di morte in cui mi trovo? Come se sapesse e realizzava pienamente che senza l'aiuto di qualcuno dall'esterno che intervenisse in lui potentemente, non avrebbe mai potuto essere libero, non avrebbe mai potuto essere capace di ubbidire e di piacere al Signore, di piacere al suo Signore. Ho letto in un libro che mi fa vedere sorelle che si chiama Giungere alla fede, la conoscenza, questa piccola e brevissima citazione che vorrei condividere con voi, perché è molto illuminante riguardo questa realtà. È scritto che la personalità dell'uomo caduto è in uno stato di disarmonia. Emozioni, mente e volontà che dovrebbero essere equilibrati e in movimento per il suo bene più alto si trovano ripetutamente in uno stato di conflitto, di conflitto interiore. Più dannoso di tutti, sta scritto, è l'ascendente che la parte più bassa e sensuale della sua natura ha sulla più elevata e spirituale. Egli sa ed approva il bene, ma fa continuamente il male che odia. Vedi Romani 6:7. Ciò è come dire che il peccato originale è la radice
del peccato vero e proprio, che si manifesta in tutti i peccati quotidiani commessi dall'individuo. Questa è la citazione che mi è piaciuto condividere da questo libro che ho letto. Tornando a Paolo, il suo combattimento che lui sosteneva ogni giorno era un combattimento arduo, era un combattimento impari. Chi avrebbe potuto liberarlo? Dove avrebbe trovato l'apostolo la capacità, l'energia, la forza per vincere questa realtà, per vincere questa legge del peccato che stava e lavorava nelle sue membra, in se stesso, come lui in lui? Chi avrebbe potuto venirgli in soccorso? Quando lui poi definì il suo corpo addirittura un corpo di morte, cioè incapace di far fronte a tutto ciò con le sue capacità umane, era certamente una realtà frustrante per l'apostolo. Ammettere, direi, se così si può dire, miei fratelli e sorelle, che quasi non aveva il comando delle proprie azioni e nella libertà di fare ciò che lui voleva in realtà e desiderava fare davanti a Dio. Tutti quanti noi, tutti i veri credenti, tutti i veri figli di Dio si sono trovati e si trovano in questa realtà che ha vissuto l'apostolo. Tutti ci troviamo a vivere questa dura lotta nel nostro spirito. Come reagiamo? Come abbiamo reagito in passato? Direi che questo discorso sarebbe definitivamente chiuso, senza speranza, se non ci fosse stata una risorsa. Una risorsa, l'unica risorsa, l'unica soluzione riparatrice e liberatoria a cui Paolo e tutti i veri credenti, tutti i veri figli di Dio possono attingere. In un salmo scritto: se non fosse stato per l'Eterno, lo dica pure l'anima nostra, lo dica pure Israele, se non fosse stato per l'Eterno, a quest'ora l'anima nostra avrebbe abitato il soggiorno dei morti. Perciò Paolo al verso 25 dice: io, dopo aver fatto questa analisi del suo cuore, rendo grazie a Dio e lo faccio per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo del Salvatore nostro Gesù Cristo. E quindi dopo queste sofferenze interiori, i suoi scoraggiamenti, gli afferra questa soluzione che Dio gli offre, che il Signore che lo soccorre, lo equipaggia e sovviene alle sue debolezze come sovviene alle nostre. Infatti Paolo, sempre in Seconda Corinzi 12:10, scriverà: quando sono debole allora sono forte, quando sono debole. E si compiaceva non solo nella legge spirituale, ma si compiaceva nelle sue debolezze, perché fece l'esperienza che nelle sue debolezze il Signore lo fortificava e diventava forte. Quindi alla fine egli sembra aprirsi a un'esclamazione liberatoria: grazie Signore, sei a Dio per il soccorso che mi dona. È in Lui, solo in Lui. Sappiamo, cari fratelli e sorelle, che tutta la Bibbia, tutta la parola di Dio ci parla di Cristo. E noi vogliamo mettere sempre il Signore Gesù al centro della predicazione, al centro della parola. Tutto ci parla di Lui e solo in Lui noi possiamo rifugiarci. Solo a Lui possiamo rivolgerci per chiedere l'aiuto, per chiedere ristoro, per trovare la forza di vincere in questa realtà di credenti che noi viviamo. È solo il buon Padre che per lo Spirito suo che dimora in noi può e desidera allo stesso tempo nel suo amore sopperire Lui alle nostre incapacità,
alle nostre debolezze, a vincere in noi questa legge del peccato che combatte contro la legge spirituale, alla quale il Signore ci chiama a camminare nello Spirito suo, in novità di vita. Lui vuole sopperire alle nostre debolezze umilianti, dandoci appunto la forza di piacerti. E diceva Paolo, di piacerti in ogni cosa, di ubbidirlo. È scritto, è Dio che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Se noi camminiamo dimorati, radicati nel Signore, sarà il Signore per lo Spirito suo ad operare in noi il volere e l'operare. Saremo capaci di fare ciò non che odiamo, ma ciò che ci piace, ciò che piace al Signore. Ed è in lui appunto che possiamo trovare il vero riposo, direi. Il vero riposo in cui in fondo ogni cuore desidera, ogni cuore anela. Il riposo anche in questo combattimento spirituale in cui noi siamo chiamati. Perciò alla fine Paolo rende grazie, e anche noi insieme a Paolo vogliamo rendere grazie al Signore che, come scrisse sempre Paolo, sempre ci fa trionfare in Cristo, secondo Corinzi 2,14. Ma grazie siano rese a Dio che sempre, diceva Paolo, ci fa trionfare in Cristo. La vittoria è solo in Lui, si ottiene solo grazie al Signore, non ci sono altre ancore, non ci sono altri ancoraggi di garanzia. E come è scritto in Ebrei, egli è l'ancora ferma alla quale noi ci aggrappiamo e vogliamo dimorare stabili in Lui. Cosa pensiamo di fare? Come vogliamo ancora andare avanti? Come reagiamo ancora alle nostre situazioni in cui sperimentiamo questa lotta, che è una lotta quotidiana contro la legge del peccato che abita in noi? Ma dall'altro lato viviamo e vivremo poi completamente questa gloriosa realtà della liberazione. Grazie siano rese al Signore che non ci ha lasciati soli, ma è con noi e ci fortifica nelle nostre battaglie quotidiane. Amen. Amen.